Buongiornissimo ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. C'è una nuova ufficialità, una voce che in realtà già da tempo c'è e già da tempo se ne parla perché Giampaolo diventa il nuovo allenatore del Milan in maniera ufficiale. Si era già detto in realtà quando Maldini era stato promosso a direttore della parte tecnica che appunto lui voleva Giampaolo e quindi avrebbe insistito per Giampaolo. Già da tempo se ne parla, già da tempo si sa, però ecco non c'era ancora l'ufficialità in quanto ora c'è, ve ne vado a parlare. Partendo dal presupposto che Giampaolo secondo me è un'ottima scelta. Il Milan ha qualitativamente una buona rosa, secondo me, e quello che si è evidenziato nell'ultima stagione soprattutto è la mancanza di idee, la mancanza di gioco. E questo secondo me è quel tassello che mancava per cercare di arrivare alla Champions League certa. Se con Giampaolo riesce a trovare un certo equilibrio, riesce a trovare il gioco, secondo me il Milan può fare molto molto bene. Con questo non intendo dire che può puntare a scudetto o a vincere grandi competizioni, però intanto può mettere dei tasselli per portare a una crescita. Il Milan ha da sistemare delle questioni di bilancio, se ne parlerà nei prossimi giorni per quel che riguarda anche l'Europa League. È possibile che venga esclusa dall'Europa League a vantaggio del Torino, quindi al limite ne riparleremo con un altro video nei prossimi giorni, però è chiaro che se riesce a sistemare le questioni di bilancio, facendo crescere i giocatori, arrivando a raggiungere obiettivi come la Champions League, a quel punto è chiaro che la cassa si va a arricchire e puoi sistemare proprio il bilancio e fare poi un mercato più approfondito. Giampaolo è l'uomo giusto perché? Perché ti dà una rivoluzione tecnica prima di tutto, ti permette di avere proprio queste idee e di giocare bene. Indubbiamente a livello tattico ti va un po' a cambiare, perché il Milan comunque è da anni che gioca con gli esterni, Suso, Borini, Calhanoglu, chi per loro. Ed è chiaro che ora qualcosa deve cambiare perché comunque Giampaolo gioca con i tre centrocampisti, il trequartista e una seconda punta e una punta più avanzata. Quindi è chiaro che qualcosa cambia, nel senso che magari un Suso potrebbe essere a questo punto ceduto, magari Calhanoglu no perché lui di ruolo è trequartista, quindi ci può tranquillamente stare che venga tenuto, però vedo un Suso fortemente in partenza, così come un Borini, tutti gli esterni che fondamentalmente il Milan ha. Probabilmente saranno in partenza e Giampaolo è un uomo giusto anche perché? Perché comunque un allenatore che viene dal basso, Empoli, Sampdoria e ora arriva al Milan. Di conseguenza è un allenatore che non ha grandi ambizioni nel senso che vuole assolutamente il giocatore da 100 milioni. Giampaolo è un allenatore che sa anche arrangiarsi, sa far crescere i giocatori, l'abbiamo visto con Andersen, l'abbiamo visto con Skriniar, l'abbiamo visto con tantissimi giovani Praet, tantissimi giovani talenti che sono stati lanciati proprio da Giampaolo e sono cresciuti con lui e quindi magari ci può stare che prendendo anche qualche giovane molto molto promettente ora ovviamente Traoré è passato alla Juventus, però un Traoré per farsi chiaro, un giocatore che gioca nelle piccole ma che comunque ha fatto molto molto bene, lui ha la possibilità di farli crescere e magari fare delle plusvalenze. Alla fine secondo me l'obiettivo che deve avere ora il Milan, oltre a cercare di arrivare più in alto possibile, è quello di cercare di sistemare il bilancio facendo delle plusvalenze e quindi per me Giampaolo è perfetto. Vedremo un po' se avrà delle richieste in particolare. Io penso che magari anche un Andersen potrebbe essergli molto molto utile in fase difensiva, visto che comunque il Milan secondo me ha bisogno di un difensore centrale. Troverà secondo me più spazio Cutrone e sarà secondo me vitale che Cutrone trovi spazio perché è un attaccante che ha il senso del gol, può fare molto molto bene se gli viene data fiducia, ha bisogno di quella fondamentalmente di fiducia. E Cutrone secondo me è perfetto perché comunque è molto giovane, può essere lanciato, ha comunque già qualche anno di esperienza in Serie A, quindi comunque ha la sua buona possibilità di fare bene e credo veramente che, come detto Giampaolo, sia un'ottima scelta. Farà crescere tanti giocatori, darà un'idea di gioco al Milan e crescerà. Sentivo che tanti tifosi del Milan in realtà preferivano, per esempio, Di Francesco. Giampaolo lo snobbavano abbastanza. Io non sono d'accordo, sono d'accordissimo invece al contrario su Giampaolo, come vi ho ormai fatto capire, direi, in questo video. Detto questo, ragazzi, il video è finito. Io vi invito a mettere mi piace se volete altri video di questo tipo. Vi invito a scrivermi nei commenti la vostra riguardo Giampaolo al Milan e vi invito infine a iscrivervi al canale per rimanere sempre aggiornati su questi tipi di video. Attualità calcistica, fantacalcio, qualsiasi cosa accada nel mondo del calcio. Detto questo, io vi ringrazio per la visione. Noi ci vediamo prestissimo in un nuovo video.